Ci credo, oh mio Dio, ragazzi, a quanto pare la situazione qui sta letteralmente sfuggendo di mano. Oh mio Dio, guardate quanti soldi ha sfornato Nairobi fino ad ora. Non ci pensare nemmeno. Oh, oddio, l'ho sparato! No, no, no! Oddio, ho sparato Tokyo! Tokyo, stai ferma! Pagliacci e pagliacce, benvenuti tutti quanti in questo nuovo video. Come state? Spero alla grande. Qui è il vostro Omegozzo che vi sta parlando. Attenzione, perché siamo tornati con il terzo episodio della GTA 5, nella serie della Casa di Carta. Dopo una piccola assenza, perché spero che i miei impegni al di fuori di YouTube siano finiti. Nonostante comunque sto facendo video non più per certi motivi che vi lascio immaginare, ma solamente per tenere attivi voi ragazzi e portarvi sempre qualcosa di bello, giusto per non lasciarvi da soli. Spero possiate comunque apprezzare questo fatto e spero che comunque i miei impegni siano finiti e che possa portarvi il video, non dico tutti i giorni, però magari un giorno sì, un giorno no. Quindi spero che, insomma, il video di oggi comunque vi piace, perché l'ho pensato da qualche giorno. Allora, attenzione, perché sta per succedere qualcosa. Siamo già tutti live in diretta qui su GTA 5, una casa di casa. Adesso andremo a vedere tutti quanti. Io vi avevo chiesto 2500 mi piace per questo video, non ci siamo arrivati ragazzi, ma praticamente tutti mi avete chiesto: Omega, vogliamo il terzo episodio. Quindi io ragazzi, invece di chiedervi tot mi piace, vi chiedo semplicemente: lasciate tutti i mi piace che potete e supportate questa bellissima serie come quella che avete fatto con Ronaldo e Ronaldo Junior. Quindi mi raccomando ragazzi, devastate di mi piace. Bene ragazzi, eccoci qui, vi do il benvenuto in questo terzo episodio della Casa di Carta, la Casa de Papel, grandissima serie TV. Allora, io intanto vorrei sapere anche da parte vostra se vi sta piacendo nei commenti, dato che comunque ragazzi cerco di accontentarvi il più possibile, però vi chiedo una cosa sola: mi piace e commenti. Quindi vi chiedo più interazione, così magari mi potete dare anche più idee e anche, non so, altre cose da poter fare nella serie. Quindi mi raccomando, cercate di commentare, lasciare un bellissimo mi piace, perché così riusciamo anche a comprenderci tutti quanti. Allora, non perdetevi questo episodio per nulla al mondo ragazzi, perché succederà, inizieranno a succedere già, più che altro ci sarà già la prima faida interna tra i nostri protagonisti. Come già ben sapete, Berlino e Tokyo già si odiano da un bel po' di tempo per il caratteraccio che ha Berlino. Ci siamo Berlino, infatti Berlino vi ricordo che è il capo dell'operazione, o meglio colui, perché il capo è un altro, non so se lo sapete già, è lui che amministra qui dentro. Quindi, come da prassi ragazzi, abbiamo sentito il professore, al di cui ancora l'identità è sconosciuta, non l'abbiamo ancora mai visto, però come vi ho detto ci saranno tanti flashback e tanti episodi a parte. Dobbiamo andare a vedere che cosa sta facendo Denver, se sta continuando a spaccare, anche perché Nairobi in questo momento, colei che sta producendo i soldi, ve lo ricordo, non è disponibile perché è nell'altra sala appunto a sganciare i soldi. Oddio, che è successo? Mi era parso di sentire un urlo. Ok, non ci credo, oh mio Dio ragazzi, a quanto pare la situazione qui sta letteralmente sfuggendo di mano. Oh mio Dio, guardate quanti soldi ha sfornato Nairobi fino ad ora. Ragazzi, a occhio e croce saranno sicuramente più di qualche centinaio di milioni, quindi saranno 300-400 milioni, e vi ricordo che loro ne devono stampare il più possibile. Si sono dati come limite 2 miliardi, no, 2000 miliardi ragazzi, che sarebbero 2 triliardi, perché c'è una soma praticamente inesistente che nessuno nella faccia della terra nell'epoca vedrà mai. Ma i nostri eroi ragazzi ce la faranno a stampare tutti questi soldi. Come vedete Nairobi non c'è, infatti devo chiedere a Denver dove è Nairobi, ma Denver non vuole essere disturbato, anche perché stanno dei dollari anche? No, per errore ho preso dei soldi. Ok. Ah sì, vabbè dai, finiamo di prendere questi soldi. Allora, ragazzi, Denver sta continuando a spaccare, io ancora non vedo risultati. Può essere che questo sia cemento talmente armato che i pezzi comunque volano via, ma ancora il buco deve essere formato a modo. Denver sta dicendo che Nairobi è andata nella sala macchine a produrre altre banconote che non è qui. C'è Tokyo invece ragazzi, oggi sono incazzato nero, perché per chi non lo sapesse, invece per chi sa, ha visto la serie lo sapete già, ma per chi non lo sapesse ragazzi, Berlino è uno psicopatico pazzo. Sì sì, esatto, lui, proprio lui. E oggi lo stiamo impersonificando noi. Sì, che vuoi? Che cosa ti serve? Che cosa ti serve? Dimmi. Allora ragazzi, Tokyo mi sta martellando perché, come ben sapete, nello scorso episodio dove la polizia ha tentato di entrare, Rio è stato ferito, e inoltre mi ha detto che c'è Mosca che sta avendo un attimo di difficoltà con degli ostaggi e quindi ci vuole un po' di manfrina.
forte, quindi no, dovremmo andare di qua, andiamo a andare di qua. Siccome Ryo è ferito e si trova là sopra con gli altri, come avevamo già detto, ragazzi, i nostri rapinatori, o meglio Berlino, ha diviso gli ostaggi in due ale. La minima parte è qui e un'altra parte, ragazzi, nel sotterraneo e da un'altra parte ancora dove si trova appunto tutta la sicurezza della zecca di Stato e altri ostaggi, tra cui anche degli scolari che non so cosa ci debbano fare. Come vedete, qui ci siamo ancora attrezzati di più, abbiamo piazzato scrivanie ovunque, abbiamo tolto quel tavolo vecchio, scrivanie delle banche per evitare altre irruzioni, nonostante le porte siano comunque blindate. Qui c'è il Sinchi che sta facendo una buona guardia, quindi se hai qualcosa dimmi tutto. Poi ragazzi, successivamente nei prossimi episodi vedremo ancora altre cose più fighe, però intanto vi faccio vedere come i nostri personaggi si stanno evolvendo e stanno progredendo nella loro attività criminale. Ok, detto questo, basta, prima che Tokyo si incazzi, infatti mi sta seguendo praticamente ovunque. Andiamo a vedere come sono le condizioni di Ryo. Ci sono anche degli ostaggi, sento che c'è, ragazzi, una bella discussione, bisognerebbe andare a mettere un po' di tranquillità. Allora, qual è il problema? Oh, qui c'è Ryo. Chi è questo? Perché questo tizio non ha le mani dietro la testa? È un medico, ma che purtroppo non può fare niente, e se continua così, come morirà? Morirà perché, vedi, se fai qualcosa, se no faccio morire te. Dice che non può fare niente, cioè come può operare se non ha i suoi attrezzi? Può essere anche Gesù Cristo, medico, chiunque, ma senza attrezzi non può operare. Il vice direttore che vuole provare a rivoltarsi contro di noi con un insomma quel cosino che si mette alle mani per tirare i pugni, il tirapugni, ecco, se vogliamo chiamarlo così, e dice che sto cercando di calmarlo con le maniere buone, ma lui, vedete ragazzi, si è messo tipo così, come a dire, ti spacco. Allora, qui sia chiaro, qui comando io, questa è una rapina a tutti gli effetti, anzi una mega rapina, e il minimo, e anzi il primo che prova a fare come ha fatto il vice direttore farà la stessa fine. Questo succede, avete capito? Sono stato sufficientemente chiaro? Io spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ehi Mosca, intanto che io parlo con Tokyo, fai alzare un po' gli ostaggi e fagli scranchire le gambe, perché comunque ragazzi non siamo animali. Allora Tokyo, qual è il problema? Sì, Ryo sta male, ha un buco in pancia e sta morendo. Che cosa vorresti fare? Lo vogliamo portare in ospedale? Che dici? Dimmi. Cosa? Ragazzi, attenzione, gli animi si stanno scaldando, perché Tokyo sta dicendo che dovremmo abbandonare tutto per portare Ryo in ospedale, e Berlino gli sta dicendo: scusa, ma sei praticamente impazzita, cioè dobbiamo lasciare morire Ryo, sta dicendo Tokyo. Ragazzi, secondo il piano non erano previste queste cose, anzi erano previste perché qualcuno si sarebbe fatto male. Non possiamo mica portare in ospedale, o peggio ancora far entrare qualcuno qua dentro. Invece Tokyo sta dicendo che dovremmo provare a contrattare con la polizia. Ragazzi, Berlino penso stia perdendo letteralmente le staffe. Allora, dobbiamo seguire il piano, porca miseria. Già sono sclerato di mio, quest'uomo è sclerato di suo. Adesso tu vuoi anche andare all'ospedale, oppure peggio ancora far entrare qualcuno qui dentro? Bene signori, io spero che qui sia tutto chiaro, anche il discorso con la mia compare. Qui comando io, ogni tentativo di rivolta sarà praticamente bocciato, quindi vedete di comportarvi a modo, se no farete la stessa fine di quello che ha perso sangue qui in questo momento, cioè che sarebbe il nostro compagno che è stato sparato dai poliziotti. Quindi, ma che cavolo? Scusami? Stai facendo sul serio? Vuoi spararmi? No! Mosca, sai già cosa fare, vedo? No, guardate, vuole spararmi! Non ci pensare nemmeno. Oh! Oddio, l'ho sparato! No! Oddio, ho sparato Tokyo! Tokyo, stai ferma! Allora, ragazzi, ho da evitare i casi. Tokyo, basta! Ecco, ho sparato alla spalla. Basta! Oddio, ragazzi, ci credo, prima ho sparato a Tokyo. Sei viva? Oddio. Si sono agitati tutti. Ora ci penso io. La situazione sta un po' uscendo sotto controllo, stando fuori controllo. Dio, questa cosa deve terminare. Qui comando io. Ora ve la vedete con me. Capisco che vi possiate agitare. Si sono agitati gli ostaggi, ragazzi. Li abbiamo recuperati immediatamente. E c'è la nostra Tokyo che penso sia svenuta dopo il colpo che le ho sparato. No, non penso sia un colpo particolarmente grave. E abbiamo Ryo e Tokyo completamente ferite. Le lascerei morire, ragazzi, ma dovrei sentire il professore al riguardo. Ma non posso chiamare a quanto pare, perché le reti sono tutte controllate. Quindi dovremmo aspettare una chiamata del professore, che comunque immagino ci dica che deve per forza entrare la polizia con dei medici. Sicuramente saranno dei medici sotto copertura, questo già lo sappiamo.
e proveranno a scappare o a far fumare tutto. Voi guardi sapete che non dovete fare nulla, vero? Se no vi faccio saltare in aria il cervello. E ragazzi, se questo video vi è piaciuto, il terzo episodio, vi raccomando, tutti i mi piace che potete, tutti quelli che potete e tutti i commenti che potete su cosa vorreste vedere, perché arriveranno sicuramente anche gli altri episodi su tutto. Quindi mi raccomando, importante, tanti commenti e tanti mi piace per i prossimi episodi. Io vi invito a seguirmi ovviamente su Instagram, che trovate in descrizione, sugli ultimi outfit e su tutte le ultime novità che stiamo facendo. Quindi mi raccomando, passateci ragazzi, perché sinceramente delle belle cose. Bene, io spero che questa serie della Casa di Carta vi stia piacendo. Questo è il terzo episodio con cui vi lascio. Ci beccheremo al quarto tra due giorni, ragazzi. Per questo video è tutto. Schermo per tutti. Sono stato impazzito anch'io, lo ammetto. Ciao.